Grazie a tutti di essere venuti a questo secondo appuntamento di questo quarto ciclo di incontri denominato volutamente, con tono un po' pomposo, la grande politica e il futuro dell'Italia. Quest'anno abbiamo dedicato il ciclo di convegni alla storia dei grandi partiti della Prima Repubblica. Abbiamo cominciato un mese scorso un incontro sul PC e proseguiamo oggi con un convegno sulla Democrazia Cristiana. La scelta l'avevo già evidenziata la scorsa volta, il motivo per cui abbiamo scelto di approfondire questo tema. Beh, direi che quanto mai diventa attuale e utile forse cercare di capire quali sono stati e cosa hanno determinato il sistema dei partiti della Prima Repubblica, e comunque ha retto per 50 anni. Proprio in questi giorni che stiamo assistendo probabilmente insomma alla fine della seconda repubblica, ammesso che sia mai nata. Ecco, comunque non mi dilungo oltre, con noi stasera, oltre al presidente della Fondazione Massimo Cacciari, c'è il professor Mario Tronti e l'onorevole Bruno Tabacci, come sempre dei protagonisti della vita politica, assieme a degli intellettuali, degli studiosi, per affrontare le questioni che proponiamo da diversi punti di vista. Bene, grazie, do la parola a Massimo Cacciari. Sarò brevissimo, credo che sia un'occasione ghiotta quella di questa sera di parlare insieme, di dialogare anche con voi, numerosi come al solito, sulla storia di questo partito, ma naturalmente quando si fa storia davvero si fa sempre anche dibattito, discussione e ragionamento sul presente, perché non solo perché molti dei protagonisti di quelle stagioni sono ancora tra noi e militano più o meno casualmente da una parte o dall'altra, ma anche perché appunto quella stagione, come i fatti dimostrano, non è stata superata. Al collo di quelle grandi formazioni politiche che hanno dominato e governato, e sottolineo il termine governato, il paese in tutto il secondo dopoguerra, a quel collo non è che sia subentrata la formazione di nuovi soggetti politici, tentativi di nuovi soggetti politici, conati di nuovi soggetti politici, ma nuovi soggetti politici nel senso classico del termine, a mio avviso non ne sono nati e né vedo all'orizzonte. E questo è molto preoccupante, perché appunto anche rottamazioni o decostruzioni possono avere un senso soltanto se vi è chi ragiona in termini costituenti, costruttivi, se no ogni crisi, anche quella che stiamo vivendo, è una crisi aperta. Io vorrei provocare ancora un minuto i nostri relatori, che non hanno bisogno di presentazioni, penso. Con Mario mi ricordo che ci mettemmo a ragionare da fuori sulla Democrazia Cristiana 35 anni fa, perché appunto ci sembrava che un certo modo di leggere la Democrazia Cristiana semplicemente come sistema di potere eccetera eccetera, che era assolutamente maggioritario nella sinistra di allora, fosse molto, una lettura molto riduttiva, e quindi Mario Mario Tronti segue, studia, analizza il fenomeno democristiano. Tabacci è stato un protagonista fino alla fine di quel partito, ricoprendo cariche importanti e conoscendo quindi anche, come dire, dall'interno. La provocazione che volevo fare ai due è questa. Tutto il secondo dopoguerra è dominato da questa rivalità, e nello stesso tempo una rivalità che è anche uno straordinario intreccio. Prima, l'altra volta, abbiamo parlato del Partito Comunista. Il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, no? Anomalie sul quadro europeo. In Europa non c'è un partito che pretenda di rappresentare l'unità dei cattolici, no? Quello ci fa anche lo scontro con
all'interno della Democrazia Cristiana, no? E fu De Gasperi a volere che la Democrazia Cristiana, De Gasperi a ritenere necessaria, De Gasperi, cioè almeno integralista di tutti, a ritenere necessario che la Democrazia Cristiana rappresentasse veramente l'unità politica di tutti i cattolici. Quindi da un lato un partito che davvero pretende, esprime questa istanza di totalità, e non soltanto per quanto riguarda il mondo cattolico, no? partiti Stato come intenzione, e nello stesso tempo questi due partiti hanno sempre riconosciuto in fondo l'essenzialità dell'altro, no? Questo è strano. Noi sono partiti tendenzialmente Stato, vogliono rappresentare tutto, si diceva allora interclassista, vogliono rappresentare tutto. Anche il PC è un partito che ha questa pretesa, non c'è dubbio alcuno, no? E nello stesso tempo hanno sempre riconosciuto nei fatti l'insostituibilità dell'altro. Sono sempre stati, non si sono mai ritenuti autosufficienti. Proprio programmaticamente nella DC ritengo che ci sia questo aspetto fondamentale, no? Unità di tutti i cattolici, ma mai nessuna pretesa di autosufficienza. Cioè, questa è la paradossalità di partiti che rappresentano davvero sotto certi aspetti i casi tipici del partito Stato e del partito Unito, e insieme partiti che hanno sempre riconosciuto. Questo dipende soltanto dalle condizioni internazionali, dal fatto che eccetera eccetera, o non è anche una... questo compromesso storico permanente in fondo, no? Tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, deriva soltanto dalle condizioni storiche di allora, o mette in evidenza una dimensione culturale, strategica, più di fondo, eh? E forse quello che c'era in modo un'intenzione, cioè che la sistemazione anche costituzionale, l'arco costituzionale eccetera, andava poi, era qualcosa che andava, di cui bisognava pensare il superamento, I due partiti erano indispensabili in questa loro fraterna inimicizia, no? Erano indispensabili in una certa fase, che era una fase che bisognava superare, per dar vita appunto ad un'effettiva politica dell'alternanza tra partiti appunto che non si presumessero, che non si presentassero ai propri elettori, ai cittadini eccetera, come partiti che potevano fare da sé, che potevano diventare Stato. Ecco, questa domanda credo che sia abbastanza di attualità anche oggi, insomma, per vedere che cosa intendiamo quando parliamo di partiti e che cosa vorremmo costruire quando parliamo appunto di partiti da fare, di cantieri di partito, di poli o come dir si voglia. Ecco, questa, al di là poi delle specificazioni storiche, che non so se saranno oggetto delle vostre relazioni, per periodizzare anche la vita della Democrazia Cristiana, che naturalmente non è la Democrazia Cristiana, ci sono tante Democrazie Cristiane, c'è la Democrazia Cristiana all'epoca di Gasperiana, centrista, eccetera, centrale, centrista, c'è la Democrazia Cristiana che proprio sulla base della sua non autosufficienza apre in una certa direzione, con grandi scontri al proprio interno, e il giudizio su quella fase, e poi c'è la fase drammatica degli anni 70, del compromesso storico solidarietà nazionale, che non sono affatto la stessa cosa, perché il compromesso storico è un disegno strategico del PC, la solidarietà nazionale è la posizione di Moro, mi risulta, no? Quindi noi qui confrondiamo spesso queste due. E probabilmente anche senza la tragedia che tutti conosciamo, proprio su questo equivoco poi le sorti di quelle esperienze si sarebbero concluse, perché una cosa, ripeto, è il compromesso storico come aveva in mente il PC, altra cosa era la solidarietà nazionale come l'aveva in mente Moro. E lì secondo me si conclude la nostra storia, poi il resto è lungo epilogo, ma penso che appunto ciò che dobbiamo
ciò che dobbiamo analizzare con più attenzione di questo partito come del Partito Comunista siano gli anni che vanno appunto dalla Costituente fino a quell'anno fatale, a mio avviso, per tutta la storia della nostra Repubblica, che è l'assassinio di Aldo Moro. Vi lascio la parola, non so come vi siate messi d'accordo, chi parla per primo, chi parla per secondo. Parla Mario, così tu democristiano rispondi. Intanto grazie per questo invito. È un argomento, insomma, che ritorna, insomma, dopo molti anni, nel senso che è vero quello che diceva Massimo adesso, che abbiamo studiato il problema allora, poi certo il tempo ci ha travolto con altre centralità, diciamo, di ricerca. Ma ecco, questo ciclo è intitolato La grande politica, quindi si è già detto che parliamo al passato, perché non se ne vede in giro oggi qualcosa che somigli lontanamente a questa cosa qui. Ma io non parlerò di questo tema aperto subito, non da storico, tantomeno da politologo, ma un po' così da filosofo della politica e anche da militante di partito che ha avuto, insomma, poi anche a volte un rapporto diretto, pratico con questi problemi. Ma intanto il nome, io mi fermerei un momento sul nome, no? Democrazia cristiana, perché, beh, ecco, è uno di quei nomi che allora dicevano una cosa, dicevano la cosa, cioè quelle titoli di partito che non avevano bisogno di essere spiegati, perché già nel nome si facevano capire, ognuno capiva che voleva dire democrazia cristiana, come era comprensibile dire partito comunista, partito socialista, partito liberale, eccetera, eccetera. Poi si è persa questa consuetudine, il nome è sempre un po' astratto rispetto alla cosa, quindi bisogna dire che cosa vuol dire il nome rispetto alla cosa, lì accadono, insomma, molte confusioni, no? Ma una prima osservazione che mi verrebbe da fare è questa, insomma, democrazia cristiana, forse sarebbe più preciso ancora il termine di democrazia cattolica, perché se rovesciamo i due termini troviamo il cattolicesimo democratico, che poi è stato alla base, al fondo dell'esperienza, almeno nel secondo dopoguerra, della democrazia cristiana. Il cattolicesimo democratico, che vuol dire anche cattolicesimo politico, e qui c'è un punto, insomma, c'è un rapporto molto forte tra cattolicità e politica, molto forte, molto intenso, storicamente, insomma, abbastanza profondo. È quel rapporto che si stabilisce poi Chiesa-mondo, no? Che viene ancora da lontano, cioè quella declinazione del cristianesimo, che è il cattolicesimo, applica, realizza nel concreto quella che è una vocazione in fondo originale del cristianesimo, quella che è il suo rapporto con la storia, no? Cioè questo tipo di religione, insomma, che fondata sull'incarnazione mette subito questo soggetto, insomma, dentro la storia, no? Se il Dio si incarna, entra nella storia e quindi esprime nella storia umana una posizione, deve esprimere una posizione dentro la storia
degli uomini. Poi c'è una cosa ancora più precisa, cioè la cattolicità rispetto, insomma, alla vocazione più generale cristiana, mette in evidenza della storia il momento forse più immediato, no? Cioè, più che la storia, lì quello che viene implicata è la contingenza storica, il passaggio anche breve di medio periodo. Ecco, cattolicismo e contingenza è un grandissimo tema, insomma, non la dico queste cose perché secondo me è importante questo sfondo, insomma, che non sempre si richiama, perché poi secondo me è quello che darà solidità, radicamento, durata anche all'esperimento appunto di un partito cristiano o di un partito che voleva tenere in piedi l'unità dei cattolici, no? Perché quando si dice poi, questo è un senso comune oggi molto molto corrente, no? Anche giornalistico, ma anche di base, diciamo così, c'è una, c'è una modalità democristiana di fare politica, no? Cioè, quando si vede un certo tipo di politica si dice ma questo sta facendo politica da democristiano, oppure quello è un ex democristiano che si riconosce dalla qualità del suo agire politico. Questo credo che deriva proprio da quella grande sapienza politica della forma chiesa, no, che ha esplicitato nei secoli e nei millenni, no, e che poi è arrivata al dunque in una condizione precisa, in un paese preciso, in un caso d'Italia, no, appunto, presiede poi la centralità della Chiesa, perché lì insieme c'erano che cose? C'era una grande conoscenza del mondo, una grande conoscenza dell'uomo, una grande conoscenza dell'uomo quando l'uomo si faceva popolo, quindi una grande conoscenza di ciò che è popolo. E conoscenza realistica, non ideologica, realistica, no? Nessuno sa meglio e di più, insomma, della forma chiesa che cos'è il popolo, no? Perché poi lo declina nel senso realistico, che cosa vuol dire? Vuol dire che sì, anche poi quando nel passaggio conciliare si dice la Chiesa sì è la comunità dei fedeli, il popolo di Dio, però mai questo popolo di Dio si fa trovare senza Papa e senza struttura gerarchica, no? Che tiene insieme questo popolo in qualche modo. Questa è la... c'è già una politicità intrinseca, diciamo così. E da lì, da questa conoscenza realistica, deriva un adattamento, una capacità di adattamento, no, alle condizioni presenti, sempre alle condizioni del presente. Capacità di adattamento che la democrazia cristiana per esempio ha coltivato al massimo livello, sociale, politico e così via. Però attenzione, capacità di adattamento senza la rinuncia ad esercitare una guida, una direzione poi dei processi. Quindi non è un adattamento che si mette nelle cose e scompare nelle cose, ma adattamento nelle cose che riesce poi dall'interno a orientare le cose stesse, il processo stesso. Ora noi dobbiamo centrare lo sguardo sui 40 anni, no? Perché è questo che ci interessa qui, anche dal titolo di questa conversazione, però questo sfondo è da tenere presente anche perché secondo me non è un caso che all'inizio di tutto questo, e molto all'inizio, ci sia una personalità come Sturzo,
che è Lomsfield, cioè un politico cattolico, il quale poi nel suo percorso oscilla molto, no? Oscilla perché parte da una, da un ancoraggio molto forte alla tradizione contadina, il prete di Caltagirone, no? Molto legato a quella, e quindi a tutte le tradizioni storiche. Era il tempo di Leone XIII, no? Il tempo della vera innovazione, cioè della dottrina sociale cristiana, cattolica, che si rimaneva, che si imponeva. Però anche qui attenti, perché l'avere un novarum nella persona di Leone XIII è molto dentro una rigorosa tradizione teologica tomistica, no? Quindi non è qualcosa che rompe davvero, ma è descritta dentro questa tradizione, anzi è addirittura a volte estratta da questa tradizione. Questa oscillazione si ripresenta poi nella storia di questo partito, perché noi abbiamo per esempio la Democrazia Cristiana di Romolo Murri, no? Che poi diventa il Partito Popolare di Sturzo. Il Partito Popolare di Sturzo diventa la Democrazia Cristiana di De Gasperi. La Democrazia Cristiana di De Gasperi e poi dei vari cavalli di razza che l'hanno governata, eccetera, poi ridiventerà il Partito Popolare di Martinazzoli. Allora ecco, troviamo una costante nel popolarismo. Ecco, il popolarismo cattolico lega insomma questa lunga storia, e queste sono tutte appunto capacità di adattamento ai tempi che cambiano nella forma, diciamo, politica di questo partito. La DC quindi si presenta subito come, è stata poi definita, grande componente popolare del paese, attraverso la, nel passaggio dal Partito Popolare di Sturzo alla Democrazia Cristiana di De Gasperi, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi. Che cosa accade? Accade che quella era un'emarginazione dei cattolici in politica in Italia, una subordinazione addirittura dei cattolici in Italia, il modo come si era svolta l'unità nazionale, risorgimentare, cioè a un livello invece di potere, a un livello di egemonia, di potere politico e di egemonia culturale. Lì la figura chiave appunto è la figura di De Gasperi, no? Cioè questa personalità politica, grande politico pratico, con non grandi voli teorici, ma un grande politico pratico, che poi aveva questa strana formazione molto però importante, no? Perché tra l'impero asburgico e il Vaticano, no? Tra queste due cose che non erano poi così lontane, no? Erano delle forme politiche che in qualche modo si riconoscevano, si rinviavano, e questo era molto presente, ne credo, nella personalità di Gasperi. È stato molto studiato, sono studi eccellenti per capirlo, eccetera. Ma lì ci fu questo momento decisivo per la Democrazia Cristiana e per il suo futuro, nel passaggio che ha visto due protagonisti come De Gasperi da una parte e Dossetti dall'altra. Mi è capitato di lavorare anche un po' su Dossetti, più su Dossetti forse che su De Gasperi, perché insomma, ho visto i suoi scritti politici, insomma, in Dossetti politico a un certo punto non lo sono trovato davanti e non ho dovuto un po' capire. E lì mi sono posto il problema: che cosa sarebbe accaduto nella storia repubblicana se queste due linee, che a un certo punto sono due linee alternative dentro la Democrazia Cristiana, che ora sarebbe successo se avesse vinto Dossetti invece che De Gasperi? Sarebbe stata una storia forse completamente diversa. Secondo me, insomma,
per essere in voto secco, fa promessa storia che sarebbe stata fatta nel 1945 invece che nel 1975. Però poi ho capito che aveva ragione De Gasperi, no? Malgrado la mia grande ammirazione per Torsetti, mi è capitato di conoscerlo anche negli ultimi anni come monaco, delle visite a Montevideo, eccetera. Ma era direttore De Gasperi nel senso che la condizione della contingenza era quella lì, era quella che voleva una soluzione non dossettiana ma De Gasperiana, no? perché c'era le guerre civili europee non sono finite nel 45, no? Ricomincia con la terza guerra, ma che è la guerra fredda, che è una continuazione con altri mezzi delle guerre civili europee, e quindi c'era una divisione reale di mondo, di classi, che andava in qualche modo gestita molto più realisticamente e forse meno ideologicamente di come si forse pensava Dossetti, anche se Dossetti poi nell'ultima fase della sua vita è un'altra grande teorico della contingenza in politica. Ma poi De Gasperi sceglie la linea in Audi, no? Quella è una scelta decisiva nel processo della ricostruzione, quindi la DC diventa in quel caso un po' quello che è stato chiamato poi il partito americano, no? Attraverso la divisione al patto atlantico, cioè, quindi si schiera del tutto da una parte. Il gruppo dei dossettiani, un gruppo molto insomma, notevole dal punto di vista intellettuale, perché non era solo Dossetti, c'era Lazzati, Lazzati era una grande figura intellettuale cattolico, c'era la Pira, e c'è quell'esperienza di cronache sociali dal 47 al 51, che spingeva appunto in una direzione diversa da quella De Gasperiana. De Gasperi ha avuto il merito in questa sua scelta insomma, di campo, che era obbligata in quella fase, no, verso il mondo occidentale, di tenere poi invece presente uno spirito europeista, no, che in qualche modo insomma, sì, era dentro la scelta occidentale, però in qualche modo cominciava a distinguersene, no? Ad essere una cosa un po' diversa, comunque molto più ricca. Bisogna essere molto riconoscenti a quegli agli europeisti di allora, i De Gasperi, poi gli Adenauer, poi Schumann, Spaak, perché loro per primi ebbero un'idea di Europa politica, no? Che poi più presto e subito abbandonata per altre cose, perché tutta l'evoluzione della dimensione europea poi ha preso un'altra strada, no? Che è quella che ha portato oggi insomma il blocco ancora l'impedimento di un'Europa politica, no? Perché ha vinto insomma un primato, diciamo a livello europeo ha vinto un primato dell'economia rispetto alla politica, che in quei grandi primi europeisti invece non c'era, perché c'era ancora un forte primato della politica. Insomma, ecco, poi adesso salto molti passaggi, poi Facci mi correggerà anche su alcune inesattezze della ricostruzione. Gli anni 50 sono gli anni duri della DC, perché sono gli anni del centrismo da un lato e del collateralismo dall'altra parte. Il collateralismo grande intenzione diciamo, politica, no? Appunto di radicamento di questa forza politica nuova, perché era una forza politica nuova dopo il fascismo. Ci fu una sorpresa nelle prime elezioni amministrative quando la DC diventò già il primo partito, nessuno se l'aspettava, no? E poi insomma una crescita continua di consenso, ma questo molto è dovuto appunto a questa capacità di mettere in campo diverse risorse, diciamo,
politico-sociali, insomma, che alimentavano poi il ceppo politico centrale. Si costruì intorno a questo partito una base di massa, fatta di ceti medi, fatta di mondo contadino, fatta che poi è cresciuta, ha avuto un po' l'evoluzione di Sturzo, no? Che parte è vero da quella aggancio alla tradizione, però poi subito dopo diventa un esponente anche delle nuove forze che nella società italiana si stavano emergendo anche ai suoi tempi. Così fa la PC, attenta a vedere quello che di nuovo sorgeva nel paese, e questo attraverso una struttura, che è il passaggio molto importante di Fanfani e del passaggio al DC come partito organizzato, no? 4. Lì credo che ci sia stato una, a proposito di quello che diceva Massimo sul PC e DC che si rinviavano un po' le esperienze, credo che lì la costruzione fanfaniana del partito ha tenuto molto conto della costruzione del PC in Italia, no? Del suo radicamento anche territoriale, una sezione per ogni campanile, come diceva Togliatti, no? che è arrivata appunto a fare di queste forze politiche, delle forze che vivevano poi, ma non nel territorio come si dice oggi, insomma, nel sociale reale, perché quello era il territorio vero, insomma, e quindi esprimevano, rappresentavano, eccetera. Poi c'è il grande balzo, insomma, che la DC segue, credo, magistralmente, tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, con il salto al neocapitalismo, al capitalismo industriale d'Italia, che si è subito, la DC descrive e declina politicamente, insomma, nel modo più logico, no? Come la struttura a sinistra. Poteva essere diversamente. C'è quel grande discorso di Moro ancora su Napoli del 62. Io mi ricordo che lo studiamo nella nostra esperienza operaista, no? In quegli anni studiavamo molto Moro. Io mi ricordo, mi lessi questo discorso strategico, no? E siccome allora pensavamo che bisognasse aprire a tutte le cose che andavano più avanti, no? E quindi bene il capitalismo se avanza, bene se la DC apre a sinistra, perché questo crea eleva il livello della lotta di classe, dicevamo allora, insomma, no? Oggi insomma guarderei con più cautela quelle cose lì, ma insomma mi ricordo che avevamo in mente l'idea di unire i due riformismi, il riformismo appunto cattolico della Democrazia Cristiana e il riformismo dei socialisti, no, contro un po' la resistenza del PC a prendere atto che stava cambiando il capitalismo italiano, perché nel PC era molto forte ancora l'idea della retrattenza del capitalismo italiano. E mi ricordo che dicevamo che bisogna che si mettano insieme una grande alleanza tra Moro e Lombardi, no? Riccardo Lombardi, che era il riformista in quel tempo, socialista più avanzato, e così via. Il passaggio delle nazionalizzazioni è un passaggio fondamentale nella società, perché anche lì, insomma, realismo e non ideologia. Attraverso proprio anche la struttura nuova di partito costruita da Fanfani, insomma, no? Che cosa si dice? Si capisce che la DC al potere si doveva dotare di un potere economico autonomo da quelli che erano i grandi poteri, quelli che oggi siamo poteri forti, cioè i poteri privati. Un luogo in cui si potesse contrattare alla pari, insomma, con Confindustria. No?
questo era il fondamento dell'industria, degli enti di Stato, dell'industria di Stato, dell'industria pubblica, della Cassa del Mezzogiorno e così via. Cioè il fatto che sentiva che per avere potere politico doveva avere sotto di sé, dentro di sé, una struttura economica propria, autonoma dal potere privato, e se ne dotò attraverso questa forma, attuando poi nel sociale una politica keynesiana, no? La costruzione poi di un welfare italiano e così via. Insomma, teniamo presente che la DC, perché l'abbiamo studiata, insieme a Massimo, per tanti anni, poi in laboratorio politico abbiamo fatto tante. Ma perché a mio parere la DC è un esempio classico di autonomia del politico, perché è di primato del politico, sempre, insomma, non è mai stato un potere, un partito che rispecchiava gli interessi economici di una parte sola, no, ma proprio perché si autonomizzava, insomma, economicamente e politicamente, poteva poi rappresentare il contesto generale. E quando arriva il 68 e cambia il costume politico dell'Italia, per uno che se ne accorge molto e che secondo me nel 68 ha una lotta anche personale, non so se il padre non sta mai Moro, cioè Moro attraversa il 68 in modo molto attivo, cioè si fa carico di quello che sta avvenendo di nuovo, cerca di capirlo, comincia a capire che quello che c'era fin lì anche come Democrazia Cristiana era insufficiente. Lì nasce il Moro poi degli anni seguenti, negli anni 70, cioè questo grande personaggio politico italiano. Io penso che ci sono due grandi personalità politiche in Italia, personalità politiche, non personaggi. Noi oggi abbiamo personaggi, non personalità. Le personalità politiche erano quelle due, e questi sono stati Togliatti e Moro, perché erano due personalità che avevano visioni strategiche, però avevano anche la capacità di realizzare tatticamente queste visioni strategiche, cioè avevano questa complessità proprio della personalità politica, di avere sempre queste due cose, la visione lunga, però la capacità di calarla nel momento reale che sta attraversando. Infatti io, quando dico ai giovani, di dire ai giovani che vogliono entrare in politica, che cosa devono imparare, studiate di Togliatti, studiate di Moro e imparate come si fa politica. Non andate indietro alle chiacchiere dei comunicatori di oggi, dei narratori, quelli che non fanno politica, fanno altre cose. Insomma, la politica era quella roba lì. E la visione strategica dei due era molto simile, cioè quella di portare da un lato i comunisti e dall'altro i cattolici dentro la storia d'Italia. Massimo diceva appunto la partiti Stato, tutti e due, no? In questo senso che in fondo sia i comunisti sia i cattolici erano delle componenti popolari che non erano state lì escluse dalla storia d'Italia, no? Da tutta la storia risorgimentale prima, poi dalla storia liberale, poi dal ventennio fascista, e prendere queste componenti e riportarle dentro la storia d'Italia, e quindi attraverso una forma di partito che si faceva carico della forma statale del paese, e questa è la loro visione strategica, che poi hanno applicato. Ma insomma, concludendo, compromesso storico e Moro, insomma, Moro e Berlinguer
dei partiti, insomma, nel governo di unità nazionale. Ma secondo me anche lì, insomma, Moro non ha abbandonato questa visione strategica per una immediata confluenza con il PC. Secondo me, per esempio, Moro ha pensato di più e meglio il rapporto di compromesso storico di quanto non lo abbia pensato invece Berlinguer. Perché Berlinguer lo ha legato a un fatto contingente, fatti contingenti, il golpe, il Cile, eccetera, che poi non c'entravano niente. Mentre per Moro era proprio la ricomposizione di due componenti popolari che per un momento si dovevano ritrovare insieme per poi ridividersi e dare campo a quello che poteva essere l'unico serio bipolarismo che si poteva realizzare in Italia. Tenete presente che i due partiti avevano insieme, insomma, il 60-70% dei consensi per tutto il paese, cioè legittimarsi a vicenda e poi competere legalmente, no, come forze alternative. Ecco, è vero, insomma, la storia finisce in quegli anni in cui finiscono Moro e Berlinguer, eppure capire di dire la DC finisce con Moro, il PC finisce con Berlinguer. Quello che è venuto dopo, insomma, è tratto in modo più rapido, perché, beh, insomma, lì la forma del sistema di potere è diventata centrale, lì ci sono degli anni, secondo me, le analisi di Budget Bozzo su queste cose, sul Partito Cristiano al potere. In quegli anni era molto attivo nell'analisi della situazione italiana, del Partito Stato, e la tesi di Budget era che la DC non è identificabile con il regime della Cristiana. Anzi, che non tutto nella DC si poteva dire regime democristiano. E secondo Bagè, Moro aveva proprio in mente la liberazione della DC dal regime democristiano. La famosa tesi di Moro, insomma, a mio parere di grande intensità politica, no? A un certo punto, quando cominciò a dire, guardate che non tutto è nelle nostre mani, guardate che la DC deve diventare alternativa a se stessa, lì c'era appunto un'indicazione, no, di sviluppo della società e della politica italiana, che poi è andata in un'altra direzione. Ma si trattava appunto di passare anche qui a una tesi di Bagel, dal risorgimento al rinascimento, di mettere in campo una sorta di umanismo senza illuminismo, che era proprio nella tradizione, in fondo, del cattolicesimo politico. Perché diceva il centro come punto di equilibrio non del corpo sociale, ma della fisica del potere. Ancora oggi, insomma, questa cosa può essere vera. Il centro è il luogo politico, non è un luogo, cioè è proprio veramente il centro della fisica del potere, con cui bisogna fare i conti dall'una e dall'altra parte, no? Da destra e da sinistra, ammesso che continuano ad esistere queste denominazioni. Quindi l'ideologia social cristiana però poi si è incontrata con un personale potere che va, è andata poi sotto il nome di doroteismo. Che cos'era il doroteismo? Era quel partito di massa che a un certo punto è diventato partito di quadri e di dirigenti. Che, badate, non è una cosa molto lontana da quello che è diventato il PC prima che il PC si sciogliesse, no? Il PC del Papa Berlinguer è diventato esattamente questo, PC di quadri e di dirigenti e di amministratori.
che ha perduto, insomma, quella. Vedete come l'arco del destino dei due partiti, insomma, no? si svolge insieme. Vorrei un'ultima tesi, voglio sostenere. È vero che da lì è partita su questa base, insomma, quella che è poi stata definita come partitocrazia, come. Però ecco, la mia tesi è che, insomma, questi grandi partiti non sono stati destrutturati dalla contingenza dei primi anni 90. Sì, quella è stata la causa occasionale, Tangentopoli, bellissimo, insomma, poi le leggi elettorali, insomma, referendarie e così via, però erano già stati destrutturati prima. E che cosa l'aveva destrutturato? Secondo me era stato tutto il ciclo, la fase neoliberista del capitalismo, no? Che aveva messo fine al compromesso keynesiano, no? E quindi aveva messo fine al primato della politica. È questo che aveva già destrutturato. Non si capisce perché questi partiti siano crollati per delle cose in fondo esterne, della corruzione, i processi, eccetera. Ma quelle sono state, secondo me, poi anche, questa è un'altra mia idea, delle cose gestite dall'alto, per me è il colpo finale, insomma, queste forme di partito, no? Il giustizialismo, il referendismo, il leghismo. Ma a partiti che non hanno avuto la capacità di resistenza perché erano già stati decostruiti dall'interno da qualche cosa di più grande, cioè dal fatto che era finita l'epoca, erano finiti i 30 anni gloriosi dal 45 al 75, era finita la fase appunto del compromesso keynesiano, socialdemocratico, e aveva ripreso gli spiriti animali capitalistici, neoliberisti avevano ripreso l'egemonia e non avevano più bisogno, non c'era più necessità, anzi era un ostacolo per questi spiriti l'esistenza di questi partiti di massa, che per questo sono stati destrutturati, ma la loro destrutturazione è stata un vulnus alla democrazia italiana, e questo che dobbiamo ancora capire e che ancora non si capisce. È stato un vulnus che adesso non si può ricostruire così come erano, però se si prende coscienza da questo, le soluzioni al dopo possono essere più coerenti rispetto al passato, rispetto a quelle che oggi vanamente vengono evocate. Paola Tabacci, vuole salutare con tanti amici qui, ma in particolare Cesare, Campa, Rocelli, Giorgio Longo, saluto con affetto. Grazie Massimo. Io sono particolarmente onorato di essere stato invitato stasera dalla Fondazione Pubblicani a tratteggiare questioni politiche che attengono alla storia della democrazia cristiana. Ringrazio quindi Massimo Cacciari e il professor Pellicani, ricordando che sono stato collega di suo padre nel 92 e lui era in commissione finanze e io in commissione bilancio, e ci fu modo di interloquire, di dialogare. Tra l'altro presentò in quel tempo una riforma della finanza locale che oggi torna alla base di una riflessione sul cosiddetto federalismo fiscale e ahimè si dovrebbe riflettere su quante parole vuote sono state le protagoniste delle vicende, soprattutto di questi ultimi anni. Il professor Mario Tronti ha parlato
in maniera molto rispettosa della Democrazia Cristiana, e io di questo vi do atto. Quando ero un giovane dirigente politico leggevo spesso Rinascita per capire che cosa i comunisti dicevano di noi, e non c'è dubbio che lo studio che i comunisti facevano della Democrazia Cristiana era molto profondo, talvolta lo si costruiva attorno alle logiche politiche sulle quali operava quel partito, e quindi c'era una sorta di specchio deformante che portava a trasmettere un'immagine molto diversa da quella che era. Lo Sottondi invece questa sera ha dato una ricostruzione molto puntuale e precisa della storia democristiana. Io non sono uno storico e potrei recuperare alcuni degli spunti che qui sono stati forniti, ricordando come la Democrazia Cristiana, quella del dopoguerra, nasce durante la guerra a casa di Peppino Spataro, attorno ad un manifesto che era intitolato Le idee ricostruttive, con protagonista De Gasperi, e contemporaneamente aveva una presenza attiva nella resistenza, con Mattei, che era il capo dei partigiani cristiani, tant'è che quando il 25 aprile a Milano Liberata c'è la sfilata dei partigiani, nella prima fila c'è appunto Mattei a fianco di Longo, a fianco di Parri, e in seconda fila c'era il mio giovanissimo maestro che era Albertino Marcora. Quindi c'è una storia che si intreccia e che poi trova un suo vigore nella fase costituente con il protagonismo dei professorini, questi professori della Cattolica che erano stati coltivati negli anni della resistenza, diciamo, più o meno evidente al fascismo, con pensieri e opere molto profonde, coltivati al punto tale che un partito che non esisteva e che aveva fatto un'opposizione al fascismo dentro le pieghe, non sempre in maniera aperta, era caratterizzato dal ruolo che aveva De Gasperi di bibliotecario al Vaticano, ma sostanzialmente in condizione di non muoversi, e svolge un'azione di primissimo piano nella redazione della Carta Costituzionale. Alcuni nomi sono stati già citati: Lazzati, la Pira, chi dovrebbe aggiungere Moro, Fanfani, ovviamente Rossetti, e diedero un contributo decisivo nella definizione di alcuni articoli fondamentali, a cominciare dal primo, la discussione su come la Repubblica Italiana fosse fondata, sul lavoro, come, con quali caratteristiche, al ruolo della persona umana, per significato che doveva avere la sua tutela, con una particolare accentuazione del ruolo della cultura dei filosofi cristiani francesi, prima di tutto di Maritain. E poi l'azione pratica, il governo. Cide De Gasperi guida il paese della ricostruzione e comincia presentandosi alla conferenza di pace di Parigi, dove chi aveva vinto la guerra voleva fare dell'Italia un paese di serie B, dividendolo anche geograficamente, non solo civilmente e politicamente. E De Gasperi, con quel famoso discorso a Parigi, dove si presenta forse con l'unico abito che aveva, annota che tutto, al di fuori della personale cortesia di coloro che lo stavano ascoltando, era conto di lui, e consapevole di questo, crea le premesse per quel riscatto civile che poi colloca dentro un rapporto con l'Occidente, con gli Stati Uniti, ai quali richiede un supplemento di impegno nella fase ricostruttiva dell'Italia. E quello è un periodo di grandissime e straordinarie riforme. Penso
al modo come fu affrontata la riforma agraria, allora in un paese che era assolutamente agricolo, ma con una struttura della proprietà agraria che era molto diversa da quella di oggi. L'idea di affrontare una riforma che poteva andare anche potenzialmente in contrasto con molti dei loro elettori, dice quanto i democristiani fossero veduti lungimiranti. E mi viene di riflettere quando si inneggia la stabilità del tempo odierno e la si mette in contrapposizione con la fragilità della politica di quegli anni, perché dal 45 al 53 De Gasperi fece 7 governi. Cioè, allora i governi duravano poco. Eppure, in quei poco più di 6 anni effettivi di governo a tempo pieno, Arcilio De Gasperi pose le premesse per una rifondazione dell'Italia, per una sua ristrutturazione profonda, un passaggio dall'Italia agricola all'Italia post-agricola, diventa via via artigianale e poi industriale, creando le premesse per un boom economico che ha fatto degli italiani i cinesi del mondo in quegli anni. Mi potrei fare una ricostruzione del prodotto interno lordo su base storica, capire di cosa stiamo parlando, cos'è accaduto dal 1946 al 1980, dal 1980 al 1982 e dal 1992 ad oggi, poi magari ci torniamo. E quindi c'è questa capacità di governo di questo uomo che aveva al di sopra di ogni cosa un grande senso dello Stato e un grande senso dell'interesse generale, ovvero del bene comune, così come lo chiamavano, diciamo, i cultori di una certa idea cristiana della politica, anche se devo dire che con riferimento al nome Democrazia Cristiana ci furono dei contrasti, perché De Gasperi accentuava il valore della democrazia come un punto di rottura rispetto all'esperienza della dittatura fascista. Altri volevano invece insistere sul valore cristiano e De Gasperi considerava invece che non si dovesse parlare di cattolicesimo politico perché temeva una qualsiasi strumentalizzazione. Non considerava l'afflato religioso come un distintivo politico. Il che mi fa intendere che quando vedo oggi questi atei devoti che fanno a gara per vedere quanto sono più vicini alla gerarchia, ai suoi orientamenti politici, ammesso che oggi ne abbia, mi viene un po' da guardare con fastidio e penso al fatto che magari qualcuno è andato in Parlamento a tuonare contro quello che sarebbe stato l'omicidio di Eluana Englaro e non ha avuto la stessa capacità di sollecitare una ribellione quando certi respingimenti mettevano sullo stesso piano i migranti con degli animali. Penso che dovremmo guardarci dagli atei devoti. Io, che mi considero ancora oggi un democristiano, ho imparato da piccolo che le cose che ha detto il professor Tronti riguardavano l'autonomia. Ecco, questo è il punto centrale che ho imparato, nel senso che Albertino Marcora mi spiegava che non dovevo andare dal mio vescovo a prendere ordini, perché lui tutti i lunedì organizzava delle riunioni nel circondario dell'Alto Milanese e convocava tutti i preti e aggiungeva: ma la linea la do io, perché loro comandano in chiesa, ma fuori sono io che dico e do le indicazioni della politica. Questa è l'autonomia del laicato cristiano che aveva una capacità di distinguere le responsabilità proprie da quelle del clero. Lo scontro tra
De Gasperi e la Curia Romana sulle elezioni amministrative di Roma verte proprio su questo punto. E quindi l'autonomia, che volevo dire autonomia della politica, autonomia della Chiesa e dalla Chiesa, autonomia delle istituzioni basilari dello Stato, in evidente continua evoluzione, non poteva restringersi a giurisdizione eterna, indiscutibile, assoluta. Questo valeva anche nei rapporti con la magistratura. I miei maestri mi dicevano che era disdicevole andare a colazione con un magistrato, che bisognava stare attenti molto nelle frequentazioni, che a loro competeva un ruolo di controllo che era molto diverso dal ruolo dell'amministratore pubblico piuttosto che del consigliere regionale o del deputato. E io non li ho mai frequentati. Adesso vedo che dentro questo meccanismo infernale che vede un connubio, un contrasto, non si capisce più chi deve fare che cosa. E quindi quello che temo, professor Trompi, è che con la fine dei grandi partiti popolari sono venuti meno i fondamentali, direbbe Massimo Cacciari, della politica. E stiamo discutendo di una politica politicante che non ha neanche ben presente le regole del gioco. E però tenta di insufflare nell'opinione pubblica delle impostazioni parziali ai fini di averne qualche vantaggio elettorale, con evidenti effetti negativi sulla qualità della vita politica e su come all'estero ci interpreto. Dicevo delle riforme, del centrismo del Gasperiano, guardate, le grandi riforme in Europa. Noi oggi per fortuna che andiamo in Europa, e devo dire che uno dei tratti di grande contrasto tra la democrazia cristiana e il Partito Comunista è stato proprio l'Europa. Ancora in occasione dell'entrata nel serpente monetario europeo, ci fu l'opposizione durissima di Berlinguer, parlo verso la fine degli anni 70, e quella era in qualche modo una scelta che era pregiudiziale all'idea di una moneta unica che poi si realizza qualche lustro più avanti, ma se non avessimo l'Europa noi oggi saremmo finiti come la vicina Jugoslavia, dove un punto di unità anche economico, diciamo che mancava, ha finito per evidenziare delle distinzioni, trattandole come se fossero dei fatti etnici, e li ha portati poi a sgozzarsi gli uni con gli altri. Quindi per fortuna che c'è l'Europa. E aver sostenuto allora quell'Europa politica, a cui ha fatto riferimento Mario Tronti, era la distinzione che gli statisti democristiani hanno fatto del modo come rompere quella idea belligerante che viveva e vinceva in Europa e dar vita, diciamo, ad una stagione di pace. Quelle furono le premesse, dal patto sul carbone e sull'acciaio, ai trattati di Roma, alle scelte che hanno dato poi origine a questo grande respiro europeo che oggi vede una comunità con 27 stati, con centinaia di milioni di abitanti, 550. E devo dare atto, tra l'altro, della straordinaria vitalità interna che aveva questo partito. Io ero giovanissimo, la prima esperienza da delegato l'ho fatta nel 69. Al congresso di Roma, alla fiera, e lì Moro, che aveva guidato 5 anni di governo di centrosinistra dal 63 al 68, va all'opposizione, viene sostituito al governo da un vostro conterraneo, Mariano Romor, e in quel congresso entra con il 7% dei delegati e combina un pandemonio incredibile, perché altro che i congressi finti di oggi, anche quelli che si recitano sulle primarie, un congresso dove lui, ad un certo punto, dopo aver sviluppato la sua teoria della politica, fa un attacco diretto al segretario Picco, ma con delle parole così gentili ma così ferme, che solo i democristiani potevano interpretare nell'ora che
la violenza. Dice: che dire dell'onorevole Piccoli, il nostro segretario, un misto di opportunismo e di abnegazione. Il congresso si trasformò in uno stadio, accadde di tutto. Il povero presidente Gonella cercava di riportare l'ordine, invitava l'onorevole Momo a riprendere la parola, lui stava zitto, non si muoveva, gli volavano gli insulti più diretti, proprio di quelli che non si possono replicare, lo schiaffo, giravano anche le mani, cioè una cosa violenta. L'accusa più gentile era che Moro era un comunista, ovviamente, e i Dorotei Veneti si distinguevano anche loro, ce n'erano alcuni molto fisicamente dotati. Insomma, la cosa va avanti 20 minuti, ma non è che scioglie l'assemblea, stanno tutti lì e si guardano in faccia a vedere cosa può accadere. Poi dopo la gente si stufa, perché 20 minuti sono tanti, pensate ad un contrasto anche fisico che dura così tanto. E Gonella, dopo aver continuato ad insistere, finalmente riesce a dare la parola all'onorevole Moro. E Moro, dopo aver guardato la platea, una grande sicurezza che gli derivava non dal leaderismo, ma da una sua leadership naturale, dice: cari amici, dicevo dell'onorevole Piccoli, ministro di opportunismo e di abnegazione. Per questo la platea non era più in grado, perché si era già sfogata, ha dovuto subire, cioè era così tenace che pur con il 7% del partito era capace di indicare una linea diversa. Fu messo in minoranza, ma da lì poi partì tutta la stagione degli anni 70, dove fu protagonista assoluto, con le vicende che sono state qui ricordate della solidarietà nazionale. Ricordo discorsi famosi, quello di Benevento, quello di Mantova, ma soprattutto quello del febbraio del 78, fatto in tutti i parlamentari, quando alcune fasi sono state qui citate, il destino non è solo nelle nostre mani, dobbiamo cercare non di sbagliare dividendoci, ma se è il caso di sbagliare uniti, una serie di cose che sostanzialmente spiegavano che dopo le amministrative del 75 e dopo le politiche del 76 erano stati due vincitori e che ognuno dei due avrebbe potuto portare fino alle estreme conseguenze il contrasto, rendendo sostanzialmente paralizzata la democrazia, e che bisognava fare qualcosa di più. Ecco, voi capite che Berlusconi non è Moro, nel senso che in una fase come questa, dove c'è una paralisi che non è simile da quella, lui dovrebbe ragionare dicendo: ma forse è il caso, non che io richieda un referendum su di me, ma che faccia un passo indietro, che aiuti una soluzione. In fondo Moro incideva sui governi anche quando non ne faceva parte. In questo senso c'è un riconoscimento della cultura politica, della statura, che divide gli statisti dai politicanti. De Gasperi e Moro erano degli statisti come lo era Togliatti, come lo sono stati molti dei padri costituenti. E devo dire, tra l'altro, che nel 1946 l'Assemblea Costituente raccolse il meglio della gioventù italiana. Guarda, non perché il titolo di studio conti molto, però il 75% dei costituenti era laureato. E anche quelli che facevano i sindacalisti erano andati a scuola. Voi sapete che nel Parlamento di oggi metà degli italiani erano analfabeti, è chiaro che dirlo, se no non si capirebbe di cosa stiamo parlando. Il 75%, allora metà erano analfabeti, mia mamma ha fatto la terza elementare. Adesso solo il 53% è laureato, perché sono selezionati sulla base di un altro valore, quello dell'essere accondiscendenti nei confronti del padrone. Che sia di qua o di là, ma la logica è questa. Per questo si parla di un Parlamento di nominati, che è una cosa diversa dal Parlamento degli eletti. Saranno state pure vituperate quelle preferenze, ma mettevano nelle mani degli elettori la possibilità di scegliere. Oggi questa possibilità non c'è. E non possiamo dire che abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo fatto un passo indietro. Io potrei poi parlare dagli anni 80,
e tra l'altro introdurre un elemento di riflessione sulle caratteristiche e sul rapporto tra debito pubblico e risparmio privato, per dare cioè un tocco di attualità. Abbiamo scoperto che in Italia ci sarebbe una buona propensione al risparmio privato. Bene, senza quel debito pubblico non ci sarebbe stata un'evoluzione così forte del risparmio privato, perché è chiaro che vuol dire che lo Stato si faceva carico di oneri che diversamente avrebbero dovuto sopportare direttamente le famiglie. E tra l'altro, guardate, che anche in presenza di un debito pubblico che era rilevante, no, siccome qualcuno dice l'abbiamo ereditato, ma sono lì da 20 anni, avrebbe dovuto ridurlo, immaginando una politica che avesse avuto come obiettivo quello di valorizzare l'attivo e di ridurre la spesa. Anzi, si è incrementato. Ma a fronte di un debito pubblico che si è incrementato, lo sviluppo è zero. La storia del PIL è molto semplice. Dal 1946 al 1980 l'Italia è cresciuta al ritmo del 5,8 su base annua. Eravamo i cinesi d'Europa, vuol dire che in alcuni anni, se noi fissiamo una base di 5,8, alcuni abbiamo fatto l'8,5. Dal 1900, ed eravamo i primi in Europa, anche davanti alla Germania, dal 1980 al 1992, dovendo sostenere un debito pubblico più rilevante, siamo ugualmente cresciuti al ritmo del 2,7-2,8 su base annua. Non eravamo più i primi, ma eravamo i secondi dietro la Germania. Dal 1993-94 ad oggi siamo cresciuti al ritmo, fin quando siamo cresciuti, dell'1,1-1,2. Negli ultimi anni siamo in crescita negativa e siamo il fanalino di coda della zona della moneta unica. Siamo gli ultimi. Quindi voglio dire che questo riferimento che ha fatto la politica economica democristiana, il professor Tronti, aveva riguardo al fatto che la spesa pubblica aveva una funzione dinamica, non era una funzione semplicemente ciclica, era una funzione anticiclica che in qualche modo supportava il processo di sviluppo e lo rendeva solido, stabile. Ora, che dire? Io qualche volta mi trovo ad avere nostalgia, ma non perché abbia la testa rivolta all'indietro, perché credo che il problema che oggi ha l'Italia è quello di recuperare i fondamentali. Noi non possiamo pensare che si può andare avanti se il benessere è concepito senza il lavoro, se i diritti prescindono dai doveri, se gli affari possono essere disancorati dall'etica e se la politica si possa o si debba fare senza i principi. E quindi non credo che la cosa possa essere. Perché affari senza etica vuol dire che, insomma, ognuno avrà fatto come può. E se uno è pratico in insider trading, cioè essendo dotato di informazioni riservate, cerca di portarle al suo vantaggio, e ovviamente picchiando sulla testa degli stakeholder, degli azionisti o di quanti comunque hanno a che fare, e non è il caso di citare la vicenda Parmalat, che è molto più diffusa di quella che appare, è ovvio che viene meno un elemento fondamentale. E così vale per l'idea che il benessere possa prescindere dal lavoro, come se l'economia di carta o l'economia della finanza possa essere disancorata dal fare. E così vale per il principio dei diritti senza i doveri. Nella carta costituzionale c'è un impianto che lega diritti e doveri. E io penso che i nostri figli dovremmo dimostrare o dare l'esempio in base al quale i diritti che loro rivendicano devono essere collegati ai doveri e alle responsabilità. Mia mamma, che aveva fatto la terza elementare,
Se io, tornando da scuola, a scuola elementare, avessi detto che il maestro mi aveva punito, mi avrebbe punito corporalmente ancora prima che io fossi nella posizione di spiegare il perché. Perché? Qual era l'insegnamento che dava? Cioè, io ti mando a scuola, ma il maestro rappresenta lo Stato, il maestro rappresenta il presidio della tua educazione e tu devi rispettare lui ancora più dei tuoi genitori. Ma se li mettiamo in confronto di quello che i nostri giovani imparano oggi da un pomeriggio televisivo su Rai 1, su Canale 5, si capisce che aizzano i genitori per andare a scuola a regolare i conti. Questo vale nella scuola, ma vale anche in altre attività. Sono stato padre di due ragazzi che hanno fatto attività sportive fino a un livello quasi professionistico e ho visto delle cose inenarrabili. Lasciamo perdere l'allenatore che non schierava il figlio e che quindi che loro consideravano Maradona e che quindi era oggetto di tutti gli improperi, non parliamo dell'arbitro, ma devo dire anche questa idea che poi fa emergere il fatto che se oggi fai un sondaggino attorno ad una ragazzina di 13-14 anni o attorno a un ragazzino, che cosa viene fuori? Che lei vorrebbe fare la velina, la pubblista, non dico la rubina, ma insomma una roba così. E l'altro vuol fare il calciatore, perché il principio di fondo è il passaggio dalla cultura dei doveri che si respirava in lascia raddoppia, uno poteva prendere un premio in denaro, ma bisognava che sapesse qualcosa. 5 milioni e 125 mila lire al termine di 5 puntate in cui uno doveva sapere tutto. E così è stato anche per Rischiatutto. Alle trasmissioni dei pacchi, e poi solo la produzione dell'Enalotto. Guardate, il punto specifico è che nelle coperture di bilancio dell'ultima manovra i soldi che sono stati appostati in misura più evidente sono quelli che derivano dal gioco e dal lotto. Ora, secondo voi, non so se a casa vostra vi potete permettere forse una tombola all'anno, ma non è che tutte le sere state a giocare. Perché se tutte le sere state a giocare, qual è il principio? Non è il principio della responsabilità, del dovere, è il principio che la svolta della famiglia avviene per un colpo di fortuna, ma questo non può essere dato alla società come un elemento di fondo. Ed ho finito. Ovviamente per fare questo ci vogliono degli esempi alti, non degli esempi di poco livello. Se l'esempio che si dà è che comunque bisogna solo arrangiarsi, che le regole non valgono, anzi si possono pure calpestare, perché le regole vengono scritte per gli allocchi, non sono scritte per i furbi. I furbi hanno il dovere di porsi al di sopra delle regole. Se l'esempio è questo, va da sé che questo è un paese che non ha scampo. E quindi la conclusione qual è? Che se viene una lezione dai grandi partiti popolari, guardatevi oggi i film di Don Camillo e Peffone, guardateli oggi e vedete qual è la lezione profonda che viene da quei 5 film. Anche quando erano animati da polemiche incredibili, perché nel momento delle difficoltà, quando il po' sta stralipando, si trovano uno accanto all'altro a mettere i sacchi di sabbia. Don Camillo e Peppone, il democristiano e il comunista. Voleva dire, cioè, che in quella idea ricostruttiva del paese c'era un valore civico profondo, rilevante, che pur nella grande distinzione ideologica che divideva il paese, c'era un'unità di fondo che legava i valori civili. È questo che si è andato disperdendo ed è questo che va ricostruito, perché un conto è guidare un popolo che ha come esempio il riscatto di valori civili, un conto è guidare un popolo che è turbato dalla furbizia o è fuorviato da elementi che sono dissolutori, non mentivi. Queste sono le cose che ci mancano e queste sono le cose che noi dovremmo avere la capacità reintrodurre la vita politica del paese. Seguro c'è ancora 5 minuti, vorrei introdurre un tema per voi, perché dal vostro discorso non si di entrambi. Non si comprende poi, non comprendo bene, credo, come
poi ci si è giunti a disperdere questo patrimonio. No, voi avete enfatizzato sugli elementi, io li condivido, elementi importanti e positivi della storia di questo partito, come per altro verso si è fatto l'incontro con le riguardanti PC. Sono partiti che appunto non hanno rispecchiato, hanno governato e guidato, non hanno rispecchiato gli interessi di questo e di quella parte, hanno filtrato, metabolizzato anche basi sociali molto difficili, hanno depurato, guidato, non c'è dubbio alcuno. Il PC per alcuni settori decisivi della nostra vita sociale, economica, e la DC per altri, intendendosi o fra intendendosi sempre. Anche la fra intendersi è un modo di intendersi, anzi l'unico modo di intendersi, intendersi non fra intendendosi. Quindi sì, ma insomma, nel 68 succedono alcune cose che questi partiti non capiscono. Negli anni 70 succedono, e qui parliamo della Democrazia Cristiana, che probabilmente era più in grado, o avrebbe dovuto essere, in base ai discorsi che avete fatto, più in grado, e diceva, era sempre anchilosato poi da questa, zavorrato da una certa tradizione, che sicuramente è la tradizione che poi è risultata sconfitta alla fine del secolo, e poi da un rapporto difficile da strappare definitivamente con una parte di questo mondo, insomma, una parte importante di questo mondo che nessuno avrebbe mai ipotizzato potesse concludersi con una catastrofe così tutto sommato rapida e repentina. Nessuno l'aveva previsto, nessuno poteva prevedere. E quindi il discorso è rivolto proprio in particolare alla Democrazia Cristiana e ai suoi leader. Come si fa a non capire che una democrazia come quella italiana nasce anche sulla base di un patto costituente, importante, nobile finché vuoi, ma che aveva, soprattutto nelle sue parti, non la prima, ma quelle successive, anche una natura di compromesso, nel senso che, insomma, c'erano i due contraenti fondamentali che volevano mettersi al sicuro e quella fase doveva essere superata. Come si fa a non capire che era appunto una democrazia, una costituzione senza sovrano? Come si fa a non capire che dovevi uscirne anche con avviare qualcosa che superasse la Carta Costituzionale, non tanto sulle questioni riguardanti che allora non erano mature, magari il federalismo o altro, dovevamo provare a fare le regioni, figurarsi, ma per quanto riguarda proprio il processo decisionale. Questa era una questione. E il welfare, come dice, sì, il giusto a questa enfatizzazione di questa che voi avete fatto ambedue, mi pare, di questa capacità da parte della Democrazia Cristiana di assumere anche una politica keynesiana, eccetera. Ma come si fa a non capire negli anni 70 che quella politica non poteva più continuare continuando a ingigantire la macchina amministrativa burocratica? La crisi fiscale dello Stato, com'è che non viene interiorizzata da questo partito, che è un partito di governo e inserito in pieno nell'area occidentale? E perché poi questo poi determina il collasso negli anni 80, l'insostenibilità di certe politiche negli anni successivi. Non poteva essere questi temi, com'è che non sono all'ordine del giorno nel corso appunto della solidarietà nazionale e compromesso storico? Perché questi avrebbero dovuto essere i contenuti del compromesso storico della solidarietà nazionale. Queste dovrebbero essere le questioni che a me francamente sfuggono, perché se un partito a questa è un partito che presenta una leadership appunto da statista, un partito che ha Moro, che ha Fanfani, eccetera eccetera, com'è che non si mettono all'ordine del giorno degli anni 60 e anni 70 questi temi che sarebbero stati gli unici a dare risposta anche alla trasformazione antropologica del 68? Cioè un vero riformismo, perché al 68 non gli rispondi con i compromessi storici o con le solidarietà nazionali, gli potete rispondere soltanto con un grande movimento riformatore,
a partire dallo stesso patto costituente, riforme radicali delle politiche sociali, delle politiche economiche. E questa sfida è fallita allora, non è che la decostruzione allora Mario sia soltanto perché appunto ormai la politica non può più essere messa al comando e vince una certa, un certo liberismo. E questi partiti hanno fallito la loro sfida storica, e anche la Democrazia Cristiana ha fallito la sua sfida storica, non è stato in grado. Ha fatto le grandi riforme degli anni 50, come ricordava Tabacci, ha condotto il paese in tutto il dopoguerra con i risultati stupefacenti che Tabacci citava, ma la sfida decisiva, quella del 68, la perdono i comunisti e la perde anche la Democrazia Cristiana in termini completamente diversi. E poi quella stagione lì, certo, finisce tragicamente, come sappiamo tutti, perché è chiaro che la storia italiana sarebbe stata completamente diversa se non avessero preso fatto un po' no, alla faccia di quelli che continuano a dire che la violenza non paga, non serve, che il terrorismo non serve a nulla, eccetera, eccetera, hanno cambiato la storia del paese, così per vivere no, con un atto terroristico. Però prima di quell'atto terroristico c'era stata una consapevolezza della sfida davvero storica antropologica in atto dopo il 68? E c'erano state da parte dei MOU e dei leaders democristiani una bozza di risposta adeguata a questa altezza? No, e poi c'è stata, manco che manco, e ci siamo stiracchiati ancora a discutere appunto di quelle che dovrebbero essere le riforme necessarie in questo paese, che le riforme costituzionali sono andate avanti come sono andate avanti, il welfare che invece di essere riformato sta per essere abbandonato a pezzi, ma questo partito ha perso politicamente quella sfida, si è dimostrato inadeguato a quella sfida che la storia poneva, non negli anni 50-60, ma nella grande svolta del 68, questo è lo ritengo. Non è stato un partito riformatore, non è stato in grado di riformare lo Stato come sarebbe stato necessario allora. Certo, c'era il Partito Comunista, c'era la sfida ancora aperta col Partito Comunista, c'era tutto quello che vuoi. Il Partito Comunista certamente non stimolava più che tanto in quella direzione, la storia è questa, però non si può ridurre, cioè non si può avere nessuna nostalgia, insomma, ecco questo intendo dire, non si può avere nessuna nostalgia, cioè la partita l'hanno perduta politicamente, per un verso la Democrazia Cristiana, per l'altro verso il Partito Comunista. Non lasciandoci alcun erede in grado di prendere il testimone a quel punto, di comprendere dove si era interrotta l'esperienza positiva, prendere il testimone a quel punto e portarlo avanti, perché poi c'è stata anche la contingenza famosa dei primi anni 90 che ha impedito ogni passaggio, ogni ripensamento critico di tutta la fase nei suoi elementi positivi e negativi. È un passaggio costruttivo e si è rottamato e c'è il rischio che si continui così, che anche oggi si rottami senza nessuna prospettiva costruttiva. È stata nel secondo dopoguerra, è arrivata dagli anni 40 agli anni 70 e poi è cambiata, poi non hanno avuto la forza di per esempio esprimere dal proprio interno dei nuovi ceti politici dirigenti in grado di assumere con sé una conoscenza dei problemi nuovi. Questo deriva dal fatto che proprio questi partiti a un certo punto deperiscono, subiscono una deriva. Io non so se punto di volta il 68, io credo che un punto di volta è la fine di una fase proprio, la fine di un ciclo economico proprio, che arriva dopo, arriva a metà anni 70 e che viene interpretato a livelli insomma, strategici, generali, insomma, dall'iniziativa della Trilaterale, che danno proprio l'indicazione di una nuova epoca economica. Ecco, lì i due partiti non sono riusciti a cogliere la novità, abbiamo detto capacità di adattamento, vi è mancata una capacità di adattamento ai tempi
ai tempi moderni, non tanto perché era cambiato appunto il costume civile italiano, perché era cambiato, erano cambiate le strutture, cioè c'era per esempio una nuova forma di capitalismo completamente diversa da quella che aveva vissuto fino al 75, e lì certo i partiti non sono stati i dorotei, sono stati un certo politico minore rispetto ai grandi protagonisti della fase, no, nascente della DC. Tutta la fase post-togliattiana nel PC è stata una fase di decadenza del ceto politico, non sono emerse personalità in grado di prendere in mano la situazione. E come si fa, ecco, all'interno di queste formazioni, di queste forze politiche, avere questa capacità di rinnovamento continuo? E come si fa invece a superare l'abitudine a riprodurre un ceto politico che della fase precedente? E queste sono cose che no, ancora ci chiediamo come possibile. Una cosa che per me invece è sicura è che se non si riesce a fare questi passaggi dentro queste forze politiche organizzate, tantomeno si riesce a farlo quando queste forze politiche organizzate non esistono più. No? Allora la cosa di oggi, la situazione di oggi è aggravata rispetto a quel periodo che abbiamo detto i partiti non sono stati in grado di gestire, proprio perché lì forse era possibile con un cambio di ceto politico, con un cambio anche in forma organizzata, adattarsi alla nuova situazione, gestirla, governarla, condurla, eccetera. Oggi non sembra assolutamente possibile, ma proprio perché sono state destrutturate quelle forze politiche. Ecco, la cosa che pesa su di noi è il fatto che quelle forze politiche sono state destrutturate senza essere sostituite. Cioè, c'è stata una decostruzione senza ricostruzione, come questo l'hai detto anche tu, e questa è la fase che poi purtroppo oggi si sta ripetendo anche nelle condizioni di queste settimane, di questi giorni, no? Tutti sono capaci di distruggere e pochi sono capaci di costruire qualche cosa, insomma, che viene dopo. E su questo bisogna impegnarsi dal punto di vista suggerire forse, no? Ma la cultura politica ha subito la stessa deriva che ha subito il ceto politico. Quindi siamo di nuovo, insomma, all'anno zero. Così. Io credo che il passaggio più decisivo di frattura può rimettere in gioco forze soggettive. Ecco, la speranza è questa, insomma, più la situazione, più appunto più il pericolo aumenta, più ci si può salvare, nel senso che a un certo punto diventa necessario andare a provare un colpo d'ale che ci rimette un po' in carreggiata. Però sono appunto pensieri di speranza, non pensieri di previsione. Ci sono due o tre domande proprio flash pronti, ma proprio flash. Ti ha citato Hitler, lui ti... Hitler, no? Come? Non hai sentito che ha citato Hitler? Bene, allora se non ci sono domande vi ringrazio della presenza e alla prossima.